Stiamo trasmettendo su www.letteralmente.info. Poesia racconto del cuore, la mia risata riflessa in uno specchio. Io e mia nonna guardavamo spesso la televisione insieme. Io da sempre affascinata dalle sapienti movenze di chi sapeva ballare. È un sogno nel cassetto, è lo spirito di un diavoletto che si agita dentro di me. Al ritmo della musica sento nascere nel mio animo una vita nuova e ciò che era monotono diventa elettrizzante. Ciò che potrebbe sprigionarsi fa l'aria frizzante. Come bollicine che si agitano dentro una coppa di champagne, anch'io non mi sento più rigida, intrappolata da mille tabù che mi impediscono di essere me stessa e lascio dilagare la mia esuberante follia al ritmo di un mambo. La mia essenza si sprigiona e a tutti vorrei mostrare i miei frizzi. Su una pista illuminata agitare il mio corpo e scatenarlo, far vibrare le corde dei miei sentimenti, che da sempre reprimo per apparire una persona composta, come voleva la mia nonna. In un angolino di quella grande casa, a volte mi sedevo con le gambe incrociate ad ascoltare discorsi da adulti, come in posa per essere ammirata. La nonna, indaffarata a preparare il sugo, alle volte sembrava quasi avvertire la mia presenza e si girava verso di me e mi guardava compiaciuta. Posava su di me il suo sguardo e con gli occhi sembrava accarezzarmi, una lunga carezza che non ho mai dimenticato. Eppure mi sembra di non aver mai saputo essere bambina, perché troppo tranquilla e ragionevole io ero. Mi sembra sempre, ritornando indietro nel tempo, di aver sprecato i miei anni migliori per non aver voluto fare, per non aver voluto espormi, per timidezza e per orgoglio di sbagliare, di non saper fare, di mostrarmi inetta. Quante energie ho soffocato e ora le sento tutte dentro di me e sono troppe, mi rendono nervosa e vogliono uscire dalla prigione in cui sono state incatenate per lungo tempo. Con gli anni ogni età, ogni novità, ogni diversità viene da me affrontata con fatica, ma con caparbietà. Non mi spaventano più come un tempo le persone violente, mi tormenta di più la malvagità sottile di chi, dietro un sorriso, nasconde un atteggiamento ostile. Un salto in alto, un passo indietro, saltando il fosso, fissarti negli occhi. Vivo la mia vita guardandomi allo specchio, come sono tollerante verso di me e per poterlo essere anche con te. Chi gira mondo è nato con la carta topografica tra le dita non ha paura di intraprendere un viaggio per scoprire luoghi sconosciuti. La curiosità prende il sopravvento e tu parti ignaro di tutto. Ma io, se partissi, riuscirei in un modo o nell'altro ad arrivare alla meta, ma come Marco Polo scambierei le Indie per l'America. Ma le mie sensazioni sono emozioni che non passano. La paura di perdermi e ritrovarmi in strade sconosciute ancora è vivo e sembra prendere forma con le sembianze di una mano che mi stringe il cuore per rendermi il fiato corto e il rosso organo far palpitare forte. Le mie insicurezze mi fanno tenerezza, non le nascondo, le riconosco come fragilità dei miei cromosoma. Esse mi rendono unica e diversa da ogni altro al mondo. Nelle serate insieme ai miei amici ne ridiamo insieme e la realtà ricompare come giusta dimensione dai colori sfumati e non più alterati. Una debolezza, un segno di poca maturità che sempre mi contraddistinguerà. La nonna non era preparata quando non davo retta o facevo i capricci, perché era rara la mia ribellione e la mia scontrosità. Vivevo in un mondo di adulti, dove imparavo solo ad essere posata. Quando ridevo con le mie amiche, sempre dovevo reprimere i toni troppo acuti, perché le ragazze per bene non osano tanto. Quando la strada attraversavo, dovevo passare inosservata, mai mi sarei dovuta esporre sulla carreggiata alta, perché qualcuno poteva far di me figura sbagliata. Assomigliavo molto a Lucia dei Promessi Sposi, le cui uniche doti erano l'umiltà e l'obbedienza. Mi piaceva ascoltare i loro discorsi,
La mia mente ne faceva tesoro per rielaborarli con calma qualche attimo dopo. Con la stessa operosità aiutavo la nonna a dipanare i gomitoli, imparavo da lei a cucire e a ricamare, tutte opere che amavo fare perché ti lasciavano il tempo per pensare e la mia fantasia così galoppava. Da sempre, innato, ho avuto il dono di essere molto abile nelle attività manuali. Le mie mani sanno sviluppare, aggiustare, creare piccoli lavori d'artigianato originali che solo l'immaginazione sa creare. Nessuno mai ha voluto lasciarmi provare ad aggiustare le piccole cose che si rompevano in casa, lavori ritenuti umilianti per la figura femminile. Così, mentre potevo spaziare ad inventare piccoli manufatti o ricami, l'acciaio o il legno non si adattavano alle mie mani. Però capitava quel giorno che anch'io, nervosa per un litigio con un'amica invadente o irritata da un diniego del genitore per non aver voluto accontentare un mio desiderio, accampavo pretese assurde, ero scontrosa e riuscivo a far arrabbiare la nonna. La nonna mi terrorizzava con la paura del buio. C'era un lupo cattivo che mi attendeva, nascosto nell'angolo più tetro della camera da letto, pronto a balzarmi addosso se non avessi smesso subito di mostrare la parte peggiore di me. Ancora adesso odio il buio e sono terrorizzata quando si spengono le luci. E invece c'è qualcosa di affascinante, di magico, in quel velluto nero che è il cielo, quando si spengono le stelle. Purtroppo tutto questo rapimento non lo ritrovo in me. Quando mi rivedo immersa nell'oscurità, avverto solo la sensazione di essermi smarrita e mi immagino in un tunnel senza fondo, dove non so ritrovare l'uscita. Senza il colore della luce, senza la luminosità che c'è nell'infinito quando sorge il sole, l'ago della mia bussola si ferma. I venti alisei prendono il sopravvento e un turbinio di polvere e sabbia mi avvolgono, riportandomi in un tempo, in una dimensione che non ha né ore né minuti. Ed eccomi sola con le mie paure. La mente ritorna indietro nel tempo. Quando vivevo in quella casa enorme, dai lunghissimi corridoi dove io mi divertivo a correre con la macchina rossa a pedali o con i pattini d'acciaio lucenti. Ricordi risvegli al mattino, quando correndo troppo in fretta sul tuo letto calpestavo le tue gambe e tu invece di arrabbiarti ridevi. O ancora, quando cadendo mi ferì e piangendo chiedevo solo di te, e tu, che ignara di tutto e riuscita per fare la spesa, fosti contattata in tutta fretta e tornasti a casa per me. Allora mi placai. Di quella casa mi ricordo ancora la facciata ricoperta di glicine, e dalla casa vicino si spandeva odore di rose. Chi curava quei rosai, la padrona di casa, era una signora triste e gentile che si era sposata per rispetto ma non per amore. Aveva riempito le sue stanze con i figli, ne aveva avuti tanti per compensare quell'affetto di cui era priva e che non poteva donare. I loro nomi dovevano iniziare tutti con la prima lettera dell'alfabeto, Adriana, Alberto e così via, in una sequela di bavaglini e pannolini che terminò con un numero altissimo e imprecisato. Dalla mia finestra la vedevo, alle prese con gli abitini delle bambole che cuciva lei stessa per i suoi bambini e per me. Quella era la casa di Barbie, fantasticamente pensata per essere inventata. Non potrò mai dimenticare i tuoi capelli imbiancati, le nostre giovani vite, i nostri giochi spensierati, la grande casa e pensieri che ancora non avevo. Solo i sogni albergavano in me, pensavo al futuro come ad un mondo ricco di promesse e di prosperità. Non vedevo l'emisfero nella sua tetra realtà. Mi rimangono di te l'orgoglio, la fierezza, il non voler cedere mai ai compromessi e a credere che anche solo con un pezzo di pane si può essere felici.